Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: Serena Bortone è stata pizzicata in diretta proprio durante la commemorazione della regina Elisabetta. Cos'ha combinato la conduttrice? Serena Bortone è andata in onda anche ieri con Oggi è un altro giorno, all'interno dello spazio commemorativo dei funerali della regina Elisabetta II. Vediamo insieme che cosa è accaduto in diretta. La Bortone è una conduttrice molto amata da pubblico e viene spesso messa sotto la lente d'ingrandimento. Vietato sbagliare e vietato scivolare per lei, perché gli spettatori notano davvero tutto. Il suo programma quest'anno arranca un po' per il momento, ma non c'è motivo di sospettarne una chiusura o un cambio di programmazione d'orario. Tuttavia, Rai 1 scommette sulla Bortone come si farebbe con un campione di razza e i risultati dovranno arrivare. Il successo l'anno scorso è stato incredibile e la conduttrice dovrà rimettersi in carreggiata e sperare di replicarsi. Intanto però alcuni telespettatori notano un dettaglio proprio nell'ultima diretta, quell'auricolare nascosto. Che cosa ha combinato? Serena Bortone, che cosa ha combinato in diretta? Nello spazio dedicato ai funerali della regina Elisabetta II, la conduttrice ha ospitato David Rosco, ex maggiordomo a Buckingham Palace. Intanto che in sottofondo sfilavano le immagini del funerale della sovrana inglese, la Bortone ha fatto raccontare qualche aneddoto a Rosco e ha chiesto il parere anche all'attrice Jane Alexander. La diretta è andata in onda sobriamente come da copione. Poi alcuni telespettatori attenti, con l'orecchio fino, hanno notato che dall'auricolare della Bortone si sentivano i suggerimenti dalla regia. In tanti hanno notato, anzi sentito perfettamente il volume parecchio alto di quel microfono che collega di nascosto la conduttrice alla regia. Forse qualcuno se n'è accorto perché successivamente non si sentiva più questo sottofondo, che evidentemente è stato abbassato. Nessun disastro, spesso i conduttori tengono all'orecchio l'auricolare nascosto tra i capelli, soprattutto coloro che sono in diretta. Certo che al pubblico non sfugge proprio nulla. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.